Ciao ragazzi, scusate il giacchetto in casa, ma a meno 16 fa freddo. Ok, dopo aver detto questa minchiata possiamo iniziare il video e dire qualcosa di serio. Però è vero, effettivamente a meno 16 fa molto freddo. Vi dico però che è necessario concentrarsi più che altro sul meno 4. E vi dico questo perché penso che sia giusto da parte di tutti noi, tifosi della Juventus, mettere una pietra sopra a quello che può essere il sogno scudetto, lasciarlo in un cassetto, aprire un cassetto e mettercelo dentro, e non per un discorso di essere poco tifosi o falsi juventini o negativi. È un semplice accettare la realtà. Non vinceremo lo scudetto della stagione 2021-2022. Poi, se alla fine dell'anno accadrà, sarò il primo felice di dire non me l'aspettavo. Non ci credevo, ma non ci credevo prima, e lo sapete, chi segue il filo conduttore di questo canale dalla costruzione della squadra ne è consapevole di tutto questo. Sono sempre stato molto realista, però a un certo punto, insieme anche ad Avome e Akinoshi, andavo a fare un video nel quale vi dicevo: io non firmo ad oggi per il quarto posto e per la vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa, perché vorrei di più da parte di questa Juventus. Ad oggi firmerei, ve lo dico senza neanche un problema. E senza vergognarmi di dirvelo. Ma vi spiego anche il perché. Prima di tutto c'è OneFootball da scaricare, il link è qui sotto in descrizione, ragazzi, per rivedere anche tutto quello che è successo alle nostre antagoniste per la lotta al quarto posto. Perché questo è quello che dobbiamo capire, per vedere la classifica di Serie A della Juventus e delle antagoniste, appunto, e per leggere del ritiro della Juve, perché la Juve è ufficialmente in ritiro, scelta giustissima, OneFootball, il link è gratuito ed è qui sotto in descrizione, il vostro telefono sarà sempre aggiornato sulle notizie del mondo del calcio. Allora, da dove partiamo? Vorrei partire un attimo da Allegri, per chiudere il filo che c'è stato in questi giorni, perché ragazzi, non ve l'ho mai nascosto, io sono davvero convinto che Allegri non stia facendo un buon lavoro e penso, e più che altro spero, che lo stesso Allegri sia d'accordo con questa cosa. Non posso pensare che Allegri sia soddisfatto di questa cosa qua. Non ci credo. E quindi penso che sia veramente giusto dire che non sta lavorando bene. Però trovo anche ingiusto nei miei confronti sentirmi dire che io festeggiavo per l'arrivo di Allegri. Attenzione, io ero sì contento dell'arrivo di Allegri. Ma come vi ho già postato anche di recente sulla community, avevo fatto un video dicendovi che Allegri è ed è, rimane un grande allenatore, ma non è assolutamente l'allenatore che avrei scelto io per questo momento, perché se devi creare un progetto continuativo sui giovani di costruzione, non mi aspettavo in Allegri la figura adatta per creare questa cosa qua. E andavo a selezionare tre allenatori che avevate fatto voi, dicendovi quello che secondo me era l'allenatore ideale per la costruzione di questa Juve. Vi lascio comunque il link qui sopra nelle schede per andarvelo a vedere. Poi io voglio dirvi una cosa, io considero Allegri un grande allenatore. E anche se dovesse fallire questa stagione, quello che ha fatto nei 5 anni precedenti non cambierà. Non cambierà la mia concezione di Allegri e del fatto che Allegri nel primo ciclo juventino sia stato un grande allenatore. Questo ormai è scolpito nella roccia, questa è storia. La leggi sugli almanacchi, sugli albi d'oro, la leggi nella mia memoria, ma neanche nel mio cuore. Quello che ha fatto Allegri in quei 5 anni rimarrà per sempre, come quello che ha fatto Pirlo da calciatore non è stato minimamente intaccato dal Pirlo allenatore, perché quello è già accaduto. Tutto invece quello che accadrà da adesso in avanti, o che sta accadendo quest'anno, permetterà ad Allegri di essere giudicato su una nuova base. E per quanto io sia dell'idea che esonerare Allegri oggi sia una follia, ma che ci siano anche i presupposti per farlo, ad oggi pretendo di più da Max. È questo che voglio veramente dirvi. Ed è un post che ha pubblicato Armanini prima su Instagram e che ho voluto ricondividere. In questo momento i tifosi sono più tifosi delle proprie idee che della propria squadra. Ed è per questo che vi dico, per quanto io Allegri lo consideri un grande allenatore, che sia contento, nonostante il fatto che non lo ritenga adatto a questa situazione di Juve, sono contento che Allegri sia allenatore della Juventus. Sono contento perché lo ritengo un grande allenatore. Poi, se fallirà, sarà un altro discorso e a fine anno faremo il processo ad Allegri, senza nessun problema, come lo sto facendo adesso. Ma tirare le somme definitive ad oggi è inutile e dannoso. Poi, processo ad Allegri fatto, e l'abbiamo fatto nel video della settimana scorsa post Sassuolo. Processo ai giocatori ieri nelle pagelle del Verona, sono stato veramente cattivo con alcuni giocatori. E rimango di questa mia convinzione, perché non è possibile, non è assolutamente possibile
Perché non venitemi a dire che la Juventus non ha la rosa da classificarsi nelle prime quattro posizioni della Serie A. Non ditemelo, non ci credo. La Juventus non è una rosa da nono posto in Serie A, pari punti con Hellas Verona, Empoli e un punto in più di Torino e Sassuolo, che ce la classifica davanti in questo momento. Non è vero, è una bugia. Non è una squadra, una formazione, una rosa da 15 punti in 11 partite con 15 gol subiti e 15 gol fatti. Non è vero, non è vero. E questa è colpa dei giocatori. E questa è anche colpa dell'allenatore, che in questo momento non ha ancora capito la Juventus. E Allegri stesso, al club, quando la Juventus di Pirlo l'anno scorso stava naufragando, ha detto una cosa che potrebbe ritorcersi contro. Cos'è che manca a una squadra quando pecca in questa maniera? Cioè, come fa a ridargli quella convinzione che non ha? Io credo che è difficile risolvere i problemi a marzo-aprile. I problemi li devi risolvere a novembre. A novembre comunque la squadra a marzo-aprile deve viaggiare. Droni. Ed è per questo che dico, Max, è ora e lo so che ci puoi arrivare, ma ci sono anche delle cose che devi mettere da parte. Per dire, una delle cose che veramente non mi sta andando giù quest'anno è che non si sia ancora capito che Federico Chiesa deve essere il centro della manovra offensiva della Juventus, insieme a Paolo Dybala. Bisogna arrivare a costruire un sistema di gioco che va a esaltare le caratteristiche diverse di questi due giocatori, ma che li mettano al centro del progetto. Un'altra cosa che non mi sta andando giù è che nei big match giochi Giorgio Chiellini piuttosto che Matthijs de Ligt. Queste sono cose che mi mandano nei matti, e io voglio benissimo Giorgio Chiellini. Abbiamo vinto gli europei, la sera stessa che vince gli europei compro la maglia di Giorgio Chiellini. Quando ha rinnovato Giorgio Chiellini ero contento della permanenza di Chiellini in rosa, ma nella mia testa Chiellini è il giocatore che entra, subentra nelle rotazioni quando uno dei titolari, tradotto Bonucci e de Ligt, non sono in forma. Non che debba essere il titolare ai danni di de Ligt. Questa è una cosa che secondo me non ci sta. Poi Allegri, allenatore della Juventus, ha tutto il diritto di prendere queste scelte e fare queste decisioni, ma per me, tifoso della Juventus, per me, secondo me, mia idea, è follia che due giocatori come Chiesa e De Ligt, per quanto sì, è vero, con meno esperienza rispetto a tanti altri, facciano panchina in questa Juve. Questi sono due gioielli della Juventus. Noi dobbiamo veramente metterli al centro del progetto, mostrare a tutta Europa che ce li abbiamo noi e che se ce li vogliamo venire a prendere devono offrire qua dei milioni di euro per metterci in difficoltà. Io ho messo profondo rosso, non so se vedete qui intorno, è cambiato lo sfondo, ho messo il rosso. L'ultima volta che ho messo il rosso come sfondo è stata per la cessione di Ronaldo. E tutto questo ragionamento che ho fatto da inizio anno parte da lì, dalla cessione di Ronaldo, perché una rosa come questa, la stessa rosa della Juve, più Ronaldo meno Ken, che è quello che doveva essere fino alla fine del calciomercato, inizio anno questa era la rosa, io vi posso assicurare che anche con Allegri, questa rosa, più Ronaldo meno Ken, non è in questa situazione, non lo è, perché Allegri ha bisogno di un giocatore forte là davanti, Allegri ha necessità di un fenomeno là davanti, e Dybala non è un fenomeno, e gli voglio un bene dell'anima, ma ve l'ho ripetuto, ribadito tante volte. Se devo fare una classifica dei GOT, veramente, dei giocatori che ti cambiano da soli la partita, Dybala non c'è. C'è a tratti, ma non è a livello di Ronaldo, come non è stato a livello di Tevez, per farvi il nome di un altro giocatore che è passato alle nostre parti. E poi Dybala rimane un ottimo giocatore, va rinnovato, va messo al centro del progetto, e qua si apre un nuovo scenario. Però fatemi dire una cosa, perché quando perdavamo con l'Empoli, con il Napoli, pareggiavamo con il Milan e con l'Udinese, non sono mai stato qui a dirvi, ragazzi, mettiamoci da parte il sogno scudetto. Vi ho sempre detto, è un momento, passerà. E quando vincevamo il filotto degli 1-0 consecutivi, non sono mai stato qui a dirvi, abbiamo risolto i problemi. Sono sempre stato qui a dirvi, portiamoci a casa solo il risultato, perché c'è da lavorare tanto. Abbiamo vinto anche con situazioni casuali, ho pareggiato con situazioni casuali. Non vi ho mai detto esaltiamoci e festeggiamo perché tutti i problemi sono svaniti. Ho solamente detto si vede finalmente la mano dell'allenatore e ora non si vede già più. E allora, qual è il problema? Perché abbiamo visto che questa squadra nei momenti di difficoltà è riuscita a compattarsi e a fare dei risultati. Allora vuol dire che i giocatori hanno mollato a un certo punto. Ora, abbiamo fatto processo da allenatore ai giocatori. Passiamo a quello che è il punto focale di questo video. La responsabilità più grande, secondo me, è da parte della dirigenza. E attenzione, non ci stiamo basando su questa stagione. Ci stiamo basando su un gruppo di stagioni.
stiamo facendo uno specchio totale di quella che è la situazione della Juventus. Allora, io ho fatto un video qualche tempo fa, l'anno scorso, che si chiama Tutti gli ori della dirigenza. Anche questo ve lo lascio qui sopra nelle schede. E mi fa incazzare, ve lo giuro, mi fa veramente imbestialire tutte le volte che sento tu non parli mai male della dirigenza, tu non ti schieri mai, non la critichi mai, perché probabilmente sei pagato dalla Juve per dire certe cose, ecco perché magari sei andato in televisione. E allora state veramente prendendo solo i video che vi pare a voi, ascoltando solo i video che vi pare a voi. Ed è per questo che vi chiedo veramente di guardare il video processo d'Allegri, il video processo alla squadra, il video processo alla dirigenza e questo quarto video per farvi capire che se c'è da criticare una cosa non mi tiro indietro. Poi se devo criticare la Juventus che va bene e quando vince e quando le cose vanno bene non lo faccio perché sono un tifoso della Juventus e se si vince e le cose vanno bene do i meriti a chi se li merita, i meriti. Quando le cose vanno male do i demeriti. Non sono uno di quelli che vuole criticare a prescindere, sempre, perché io ho le mie idee che vengono mutate in base a quello che vedo. Se una persona lavora bene, gli dico che lavora bene. Se una persona lavora male, gli dico che lavora male. Però il caos totale che regna all'interno della Juventus, da qualche anno a questa parte, non si può non evidenziare. Perché nel momento in cui dai via Allegri e prendi Sarri e cambi Sarri e prendi Pirlo e cambi Pirlo e riprendi Allegri e comunque dei concetti interni alla squadra non cambiano e invece che ottimizzare la squadra e migliorare la squadra la peggiori, va bene, Covid va bene, crisi va bene, Ronaldo che scappa gli ultimi giorni, vanno bene tante cose che non dipendono dalla Juve, mi va benissimo, però una concezione di costruzione di un progetto a lungo termine ci deve essere. E vi ne dirò una di più. Se la dirigenza oggi va ad esonerare Allegri, e per oggi intendo fine stagione, perde ulteriormente la faccia. Io l'altro giorno vi ho detto, io capisco un tifoso della Juve che oggi ha poca fiducia nella dirigenza. Io sicuramente ho meno fiducia nella dirigenza di quanto non ne avessi qualche anno fa. Ma proprio perché, ribadisco, errare è umano, perseverare è diabolico, se continui ad andare avanti con tanti errori e dare il senso di che cosa sto facendo, poi uno perde un po' di fiducia. E ve lo dice uno che anche l'altro giorno, ascoltando le parole di Andrea Agnelli, pensava, ma meno male che Andrea Agnelli è il presidente della Juventus, perché io lo ritengo una persona intelligentissima e super capace. Però è anche vero che non è Agnelli che muove la Juventus, che decide la Juventus, non è nemmeno il capo della Juventus, perché sappiamo che siamo appoggiati a Exor. Ma proprio qua voglio intervenire. Ragazzi, ma una società che in due anni fa 700 milioni di aumento di capitale, che vengono versati 700 milioni nelle casse di una società perché sennò fallisce. Ma trovatemi una società del genere. Ed è per questo che vi dico, ma secondo voi Andrea Agnelli è soddisfatto di quello che sta facendo? È il primo probabilmente che sta prendendo delle sculacciate, lasciatemi passare il termine, da Exor, dagli azionisti. Perché in due anni sono stati regalati 700 milioni di euro alla Juventus per coprire una cattiva gestione dell'azienda. Una qualsiasi azienda nel mondo che viene coperta di 700 milioni in due anni, perché si lavora male, gli dicono, oh Pirino, ma che cosa stai facendo? Ed è per questo che vi dico, se negli ultimi 4 anni abbiamo cambiato 4 volte l'allenatore, senza mai modificare una cosa che mi manda nei matti, e cioè fare la squadra secondo l'esigenza dell'allenatore, possiamo cambiare chi volete. E mandar via Massimiliano Allegri oggi, ancora, per me sarebbe palesemente ridicolo e l'ammissione definitiva di colpa da parte della società. Poi, ribadisco, sono contento che Andrea Agnelli sia il presidente della Juventus, ma se Agnelli dovesse rendersi conto a un certo punto di non poter dare di più alla Juve perché ha già dato tutto quello che poteva dare, è giusto che si faccia da parte. Poi chi verrà non lo so, ed è questo il grande punto interrogativo, perché secondo me non è mai l'out, Allegri out, Agnelli out, Sarri out, Pirlo out, ma chi ci metti poi il suo posto? Perché secondo me passare da Allegri a Sarri hai peggiorato, perché hai preso un allenatore più scarso di Allegri con Sarri. Passare da Sarri a Pirlo, hai peggiorato ancora. Perché hai peggiorato ancora? Perché Pirlo non aveva mai allenato. Da Pirlo a Allegri hai migliorato. È certo che hai migliorato, ma hai peggiorato la rosa. Allora, non è che la dirigenza può tirare la coperta da una parte e poi tirarla dall'altra. Se la coperta è corta, o la testa o i piedi rimangono fuori. E quindi bisogna capire che cosa bisogna fare. Un esempio clamoroso che vi vado a fare. Prima abbiamo parlato di Dybala. E vi ripeto, Dybala è giusto che rinnovi il contratto e che diventi la stella della Juventus.
Però Dybala è un calciatore particolare e nel momento in cui vai a dare 10 milioni di euro a Paolo Dybala, bonus compresi, per altri 4 anni, 5 anni quelli che saranno, e quindi lo vai a rendere il giocatore più pagato probabilmente all'interno della rosa della Juve e più iconico all'interno della rosa della Juventus, devi essere consapevole del fatto che Dybala è un giocatore con caratteristiche tecniche diverse dagli altri. Deve giocare con una prima punta. Se tu per altre 4 stagioni non ti metti nella testa, nelle ultime 4 siamo sempre stati lì, Dybala lo vendiamo, Dybala lo teniamo, un anno lo dovevamo vendere, era sul mercato, era già fatta con Lukaku, poi no, è incedibile, però non abbiamo mai comprato il centravanti. Io l'altro giorno ho fatto un post su Twitter dicendo: con Sarri dovevamo giocare con Ronaldo, Lukaku e abbiamo tenuto Dybala. L'anno dopo con Pirlo abbiamo cercato Suarez, non è arrivato Suarez, abbiamo cercato Dzeko e alla fine arriva Morata. Quest'anno c'era la convinzione, la concezione di fare Dybala, Ronaldo e Chiesa, e alla fine non c'è Ronaldo e arriva Ken. Ma a me dà la sensazione che in questo momento vada come vada, l'importante è incastrare qualcosa, che non ci si metta neanche a tavolino a dire voglio fare questo sistema di gioco e quindi mi servono attaccate con queste caratteristiche, ma semplicemente si dica: Max, Sarri, Pirlo, che cosa ti serve? Ah, mi serve un attaccante con queste caratteristiche. Ah, hai detto mi serve un attaccante, eccolo qua, tieni. A prescindere da quelle che siano le caratteristiche tecniche, quello che deve fare l'allenatore. Allora poi c'è dell'incostanza, dell'incongruenza sempre nella formazione, anche quest'anno. Dybala e Chiesa, come li incastri senza un vero centravanti? Al cavolo, non ce l'abbiamo il centravanti. L'anno scorso, Dybala e Ronaldo, come li incastravi? E l'anno prima ancora, come li incastravi? E se vai a prendere Suarez o se vai a prendere Lukaku, nella tua testa c'è di fare un certo tipo di gioco. E dopo non può essere Ken e Morata, ma sono diversi, sono giocatori diversi. Ed è qua il grande errore della dirigenza, secondo me. E la grande colpa è voler accontentarsi dell'idea del fatto che, vabbè, cambia l'allenatore. Poi la squadra è questa, tiro in mano la stessa squadra, oltre al fatto che, come vi dicevo ieri, va a deresponsabilizzare i giocatori, perché tanto dicono se falliamo non paghiamo noi ma paga l'allenatore. Questa è la più grande colpa che mi sento di attribuire alla dirigenza, che da anni a questa parte sta facendo dei mercati senza un senso logico. Poi non abbiamo soldi? Va benissimo, non abbiamo soldi, lo accettiamo, ma non metteteci nella testa l'idea del fatto che dobbiamo fare delle stagioni di alto livello. Ma anche banalmente, nel momento in cui vai ad assumere Massimiliano Allegri e gli vai a garantire 8 milioni di euro l'anno, 7, quelli che sono tanti, non gli puoi dare in mano una rosa che in partenza sei consapevole del fatto che non è di altissimo livello, ma ribadisco ancora una volta, nemmeno da nona posizione in Serie A. Quindi qua esce la colpa della dirigenza, subentrano le colpe dell'allenatore e dei giocatori. Quindi non c'è un vero e proprio unico colpevole, non c'è, non può esserci un vero e proprio unico colpevole. Le colpe sono di tutti, le responsabilità sono di tutti e i meriti sono di tutti quando le cose vanno bene. Ed è per questo che vi chiedo davvero di non focalizzarvi sulla ricerca di un solo cattivo. Negli ultimi anni sicuramente la colpa delle grosse responsabilità, la dirigenza delle grosse responsabilità. Adesso che è iniziata la stagione ce l'hanno i giocatori e l'allenatore. Quando riapriranno le finestre di mercato, se non si andrà ad acquistare i giocatori funzionali al progetto e che non mettano in crisi l'allenatore nelle scelte per far performare al meglio un'idea di squadra, allora se si arriva a concretizzare delle trattative che portano, che ne so, secondo me Dybala deve giocare nel 4-4-2, 4-2-3-1, che dir si voglia, quindi serve un centravanti forte in grado di reggere tutta la manovra del 4-2-3-1 e un centrocampista forte da affiancare a Locatelli in grado di sostenere tutto questo sistema di gioco. Quindi prendi un mediano, un volante, ma che sappia anche gestire il pallone. Non devi prendere, che ne so, Medel, perché che te ne fai di Medel? E davanti non devi prendere, che ne so, Scamacca. Non è che devi prenderli solo con quelle caratteristiche, devi prenderli anche dal livello Juventus, perché nel momento che vai ad acquistare giocatori di basso livello, allora sai che avrai una posizione di bassa classifica, almeno che non si vada a dover performare, che si traduce in miracolo sportivo. Quindi quello che acquisti, si traduce poi nella posizione in classifica che otterrai e nelle critiche che si genereranno o nei meriti che si genereranno, negli introiti che si genereranno, nella posizione anche di rating europea. Perché ora stiamo andando bene in Champions, sì è vero, ma se nella fase di eliminazione diretta poi questi siamo e troviamo una squadra che è più forte di noi ma soprattutto ci crede più di noi, andiamo a casa, finita. E ancora una volta aggiungiamo alla lista della spesa
Ajax, Lione, Porto e che ne so, Sheriff. Magari quest'anno usciamo con lo Sheriff. Non mi meraviglierei. Potremmo anche uscire con lo Sheriff. Non ci sarebbe niente di scandaloso. Sarebbe l'ennesima figuraccia che facciamo perché negli ultimi anni si è lavorato male. Al contrario di tutte le altre stagioni nelle quali esaltavo la dirigenza, allenatori e giocatori perché si lavorava bene. E ancora una volta non sono qui a chiedere la testa di Agnelli, di Nedved, di Cherubini, di Allegri o dei giocatori. Qualche giocatore la chiederei la testa, sono sincero, perché sono quelli che mi fanno più arrabbiare. Ma in questo momento sto solamente chiedendo ai tifosi di capire la situazione e di capire che non c'è un unico colpevole, ma che tutti hanno e forse anche abbiamo delle responsabilità. Io sono convinto che Agnelli non sia contento, che Allegri non sia contento e che la squadra non sia contenta. Ma per risalire la china e veramente arrivare a fine anno e dire, è andata bene, bisogna iniziare a lavorare bene, ragazzi.